Sì, ciao a tutti ragazzi, sono Federico di Botmasters Riparazioni, Gommoni e Forniture. Trovate tutti i prodotti che vedete utilizzati da noi e rivenduti sul nostro store online che è botmasters.it. In questi giorni diciamo che è un po' scoppiata la stagione e tanti di voi, ho visto i tag su Facebook, chiedono. Allora, mi rendo conto che non, in mezzo a tutti i prodotti al catalogo nostro, IOSSO, non è facile orientarsi per il prodotto giusto. Allora, adesso vediamo, non possiamo vederli tutti perché sennò stiamo qua 2 ore. Facciamo una cosa per volta. Vediamo come, cioè, che prodotto ci serve per pulire il gommone. Perché IOSSO offre 4 prodotti, 4 pulitori. Ma qual è quello giusto che ci serve a noi? Ho pensato di fare un video, diciamo, descrittivo velocissimo su questi 4 prodotti, che sono quelli che per pulire, poi vediamo quelli per la cera, poi vediamo per la muffa, poi vediamo quelli per il tech e tutto il resto. Allora, i prodotti pulitori sono Master Decap, 123 Via, Marina Cleaner e Magic Cleaner. Questi sono 4 prodotti per pulire, tutti quelli che ci sono nel nostro catalogo. Andiamo a vedere bene la funzione di ognuno, perché ognuno di questi prodotti è studiato per una cosa ben precisa. Allora, ci aiutiamo, io li so a memoria, ma voglio essere più preciso possibile. Allora, partiamo dal Master Decap, che è la nostra nuova linea di decappanti, di prodotti, scusate, per gommone. Questo è un decappante, cioè il decappante è un prodotto energico, ma non troppo, che serve per lavare il gommone. Una volta l'anno, lavare il gommone una volta ogni 2-3 anni, cioè quando devo fare veramente il lavoro grosso. Ho un gommone conciato male, abbandonato, sporco, lercio e voglio rimetterlo, ripristinarlo, cioè rinnovarlo veramente. Allora uso il decappante Master Decap. Vado a leggere sul Master Decap cosa dice. Rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni invecchiati dal sole, dallo smog e dalla salsedine, restituendo il suo colore originale e l'aspetto brillante, adatto a tutti i tipi di gomma, vinile, similpelle, eccetera, e anche PVC. Quindi Master Decap, decappante per gommoni. Nel caso dobbiamo fare un lavoro grosso, vogliamo fare veramente una ristrutturazione. Metterlo a nuovo, fare un reset come lo chiamiamo noi, cioè mi portano un gommone conciato, io con questo lo resetto, lo metto a fabbrica. Ok, andiamo sull'123 Via. 123 Via, sgrassante rigeneratore energico formulato per pulire e rinnovare il tubolare dei gommoni neoprene, Ipalon e PVC ed eliminare velocemente macchie da superfici viniliche in plastica e laminate. Non è necessario il risciacquo. Quindi 123 Via. Cos'è 123 Via? Detto da chi lo utilizza, perché tutte queste descrizioni lasciano un po' il tempo che trovano, cioè non è possibile descrivere veramente l'utilizzo di chi li usa in 3 righe. L'123 Via è un sgrassatore ottimo quotidiano, cioè io voglio lavare tutti i giorni il gommone, voglio lavare la tappezzeria, voglio lavare, esco col gommone, ho tutta la crema solare sui tubolari. Questo utilizzo 123 Via perché è un decappante delicatissimo. Quindi, se il Master Decap va usato solo nei casi, diciamo, di rinnovo, perché va a mangiare, va ad agire veramente in profondità, l'123 Via è il prodotto che ci possiamo tenere a bordo per i lavaggi quotidiani. Va bene anche se io ho il gommone bello a posto, voglio dargli una bella lavata, non è conciato, uso questo qui, 123 Via. Quindi non è un decappante delicato, quotidiano, va bene per lavare il gommone, però non ci aspettiamo il risultato, cioè se dobbiamo fare lavoro gravoso di ripristino perché ce l'ho conciato male, non ci aspettiamo il risultato perché non è pensato per quello. Perché questo ha un'azione, diciamo forza 9, questo è forza 5, volutamente. Detergenti quotidiano, tenetevelo a bordo. Ti macchio per terra, macchio le cuscini, qualsiasi cosa, 1-2-3 Via, anche i tubolari tutti i giorni. Ok? 1-2-3 Via, prodotto ottimo. Ci toglie il pensiero, è forte, è delicato, questo è perfetto, è bilanciatissimo. Marina Cleaner. Il Marina Cleaner è molto, diciamo, è il fratello di 1-2-3 Via.
Detergente senza risciacquo, perché marina, perché appunto si può utilizzare anche in marina, cioè se sono ormeggiato può essere non risciacquato ed è ideale, diciamo, strizza l'occhio alle barche. Leggiamo la descrizione veloce. Prodotto sgrassante super attivo in grado di eliminare velocemente macchie di qualsiasi genere da gel coat, superfici viniliche, Hypalon, PVC, neoprene, non è necessario il risciacquo. Ecco, questo qua viene utilizzato molto sulle barche, ma comunque diciamo che è un 1-2-3 via. Ecco, anche l'1-2-3 via si può anche non risciacquare. Io lo sciacquo sempre perché a volte se non viene sciacquato bene può lasciare l'alone, come lo sgrassatore, anche non so, lo Chantecler a casa lo uso spesso, lo uso e poi mi lascia l'alone. Mi trovo meglio col Vetril, per dire, ecco, non è il Vetril che è così secco. Quindi, Marina Cleaner lasciamolo a chi utilizza le barche. Noi che siamo, diciamo, specializzati o siamo gommonauti, andiamo con l'1-2-3 via e non sbagliamo. Marina Cleaner è il fratello di 1-2-3 via, ma per barche. Magic Cleaner, ecco, questo qui è un prodotto importantissimo da capire. Detergente universale concentrato. Allora, questo qui è un prodotto da capire. Bene, andiamo a leggere. Detergente universale concentrato. Detergente polivalente, ideale per aggredire lo sporco ostinato in ogni punto della barca, vetroresina, superfici esterne, tendalini, parabordi, rivestimenti interni, attrezzature di bordo. Ok, questo non ha niente a che fare con i tubolari, ma ha a che fare con, diciamo, con la struttura gommone, la struttura barca. Perché? Il Magic Cleaner arriva puro, a differenza di tutti questi prodotti che sono già pronti all'uso, infatti vedete che c'è lo spruzzino, quindi metto su on, giro la valvola e spruzzo e uso. Questo arriva concentrato, da questo ne possiamo, si può diluire da 1 a 10, quindi con questo qui ne possiamo fare da 1 litro, ne vengono fuori anche 6-7 litri a seconda di quello che dobbiamo fare. Lasciamo perdere i tubolari, dimentichiamoci di avere i tubolari. Questo qua, Magic Cleaner, allora voglio lavare la calandra del motore, voglio lavare le eliche, voglio lavare tutta la cuscineria, voglio lavare la carena, il carrello. Ho la sentina, ho i gavoni sporchi, ho un po' di alghe sulla carena. Qualsiasi tipo, cosa che non c'entra niente con i tubolari, io vado a lavarlo con Magic Cleaner. Io lo uso per tutto. Anche il tech, ecco, va benissimo per lavare il tech siccome è molto energico. Se voglio togliere l'olio vecchio, voglio ripristinare il tech, quindi voglio fare lo sbiancamento, io tolgo l'olio vecchio col Magic Cleaner, lo uso puro, vado a sfregare sul tech e mi scarica tutto il rosso, l'olio vecchio. Quindi questo qui è veramente un prodotto straordinario, polivalente, che lava veramente bene. Questo, diciamo, che ci lascia, è il più versatile perché ci lascia la scelta di lo voglio usare puro, ho una macchia ostinata, puro sulla spugna e vado. Devo lavare la coperta dentro? Lo diluisco a 50 e 50, quindi ne metto un po' nel secchio, un po' di acqua, lavo la coperta, viene tutto bello bianco, preciso, pulito. La carena, io voglio lavare il carrello, il motore, ho unto su tutte le tubazioni. Magic Cleaner, questo lo potete usare, è uno sgrassatore, come dire, lo Chantecler, che però non c'entra niente, è di casa. Ecco, lavo il tavolo, lavo per terra, lavo tutto con questo qui. Quello che c'entra con gommoni e barche. Quindi questo è un ottimo prodotto che è da sempre da avere per fare tutti i lavaggi. Non vanno lavati i tubolari perché è un prodotto aggressivo, ma io adesso ho capito che bisogna stare anche attenti a dire aggressivo, ah, i tubolari. No, non è che se va sui tubolari li rovina, non è che non è acido, è che non va bene per fare tutto il lavoro. Se va sui tubolari va benissimo, io ci lavo i tubolari anche con questo. Però per stare sicuri, siccome è una roba che è da calibrare, c'è cioè troppo e poco, voi per lavare i gommoni, per non avere pensieri, Master Decap per fare, diciamo, il lavoro grosso. Ecco, questo può essere paragonato, questo è il più forte di tutta la linea. Ecco, facciamo una cosa così. Forza 10, Magic Cleaner. Forza 8, Master Decap. Forza 5, 1-2-3 via. Forza 4, Marina Cleaner. Ok? Quindi sono prodotti studiati per scopi diversi. Magic Cleaner diciamo che offre la possibilità di diluirlo molto, e quindi ci lavate, con una bottiglia ne fate 6-7 litri anche diluiti in acqua.
ci potete lavare qualsiasi cosa. Io lavo anche i gommoni in PVC perché il PVC è un materiale plastico, quindi è puro per fare un bel lavoro, però non è consigliato di lavare tutto il gommone perché il neoprene è delicato e quindi insomma diamogli riguardo, lasciamolo perdere per i lavaggi dei gommoni. Andate col Master Decap. Ok, quindi oggi facciamo questo video solo sui pulitori della catalogo IOSSO: Magic Cleaner, Master Decap, 123 VE e Marina Cleaner. Questi sono quelli che ci servono per lavare. Poi vedremo quelli per cerare e poi anche per il tech. Visto che siamo nell'ambito di lavaggi, di lavaggio, Golden Tech Cleaner, questo è un altro pulitore, sono andato un po' fuori dai binari, ma Golden Synth Tech Cleaner, cioè è uno sgrassatore per tech sintetico. Invece Golden Tech Cleaner, ecco qua, aggiungiamo altri due prodotti. Golden Syntech Cleaner serve per lavare il tech sintetico. Golden Tech Cleaner, quindi non sintetico, cioè lavaggio quotidiano del tech in legno, quello vero. Ottimo, io lo uso sempre. Poi faremo un video su tutta la storia del tech, perché anche lì c'è un mondo. Ok, ci tenevo perché ho visto che io sto usando il Marina Cleaner, non mi ha tolto le macchie. Ieri leggevo, adesso non mi ricordo più come si chiama quel ragazzo lì su Facebook, e io ho scritto: il Marina Cleaner non va bene per decappare i gommoni, per quello che non ti ha portato il risultato che volevi, desiderato, perché giustamente non ha quella forza, ma è stato pensato per quello. Ci vediamo al prossimo video sulle cere, un caro saluto a tutti, ciao.